Sì, abbiamo dati molto molto significativi da questo punto di vista. La Regione Abruzzo è maglia nera per quanto riguarda l'incentivo e sostegno all'attività dell'artigianato. Negli ultimi anni abbiamo perso oltre 10.000 unità in questo settore. Per questa ragione, insieme ai sindacati di categoria, chiediamo un intervento forte da parte della Giunta regionale attraverso il sostegno e l'incentivo dello strumento della bottega scuola, cioè imparare facendo. I ragazzi vengono incentivati attraverso contributi regionali, triennali, per sostenere l'incentivazione, ma soprattutto l'avvio a nuove attività artigianali nella nostra regione. C'è una grande necessità, c'è una grande richiesta di figure tradizionali, idraulici, elettricisti, calzolai, e da questo punto di vista lo strumento della bottega scuola può essere uno strumento significativo e concreto. Visto che siamo usciti dal piano di rientro della sanità e quindi abbiamo delle disponibilità a livello di bilancio regionale importanti, io penso che almeno 1 milione di euro può essere messo in campo per sostenere le attività artigianali nella nostra regione. Per la provincia abbiamo Teramo terza a livello nazionale e l'Abruzzo purtroppo primo a livello nazionale per quanto riguarda la maglia nera in questo settore relativamente agli investimenti e soprattutto alla formazione. Allora, le difficoltà ci sono sempre, però adesso noi abbiamo evidenziato almeno che la Regione rifinanzi la bottega scuola, perché dal 2008 è stata... non è stata più rifinanziata. Diciamo questo perché in un comunicato che abbiamo fatto abbiamo visto che il consigliere di No Pepe ha preso in attenzione questo problema, e quindi siamo qua per evidenziare ancora che questa bottega scuola, prima di tutto, il primo anno, e questo è il vantaggio, che il primo anno l'impresa che assumeva un giovane non pagava niente, cioè tutte le spese venivano sostenute dalla Regione. Il secondo anno 50 la Regione e 50 l'impresa, il terzo anno 65 l'impresa e 35 la Regione. Quindi era un incentivo all'impresa per assumere giovani e nello stesso tempo trasferire le sue professionalità al giovane, quindi il giovane imparava il mestiere e poi cominciava anche le attività, perché questo è successo nel passato, perché molti, specialmente il settore parrucchierie e estetiste, hanno assunto questi giovani e hanno poi iniziato l'attività.